Quindi secondo lei cos'è? Ah, devo dire che secondo me che cos'è? Come non mi piace far vedere la mia casa, così non mi piace essere intervistata, così mi piace, per cui racconto quello che mi viene in mente. Perché ogni oggetto rappresenta un viaggio, un paese dove io sono andata a lavorare e che mi è piaciuto e ognuno ha una sua storia. Normalmente io tra funzionalità e estetica preferisco in teoria la funzionalità, in pratica l'estetica. Ho una passione per le sedie, sì, io comprerei sedie da tutte le parti, solo che poi non so dove metterle. Insomma, ho mischiato un po' le sedie, chiamiamole di design, le sedie firmate, le sedie invece più spontanee, più naif. Sollevo? Aiuto, adesso salta fuori qualcuno che mi si attacca al mio collo. Trovo bellissima, non riesco a decifrare esattamente il colore, ma trovo che ha una linea fantastica e vorrei vederla. Bisogna vedere, voglio vederla intera adesso. Ci si può sedere o bisogna arrampicarsi qua dentro per sedersi? Design stupendo, essenziale, un colore in questo vetro ha un colore incredibile, perché è un colore non colore alla fine, probabilmente c'è qualche influenza di qualcuno e c'è qualcuno che non mi viene in mente. Sì, è Shiro Kuramata. Trovo che il materiale è bellissimo e la forma è bellissima, è solo scomoda. Deve fare, secondo me, uno sforzo e alzare lo schienale più alto. E ci sta anche benissimo lì. Eh? Abbiamo quasi deciso di non muoverla più di qua e che la teniamo addirittura qua. Sono molto contenta veramente di questa vostra scelta.